Era un crocevia obbligato per la Virtus Lanciano, sia per la salvezza, sia per alzare l'asticella delle ambizioni e, perché no, puntare verso la parte alta della classifica. Decide Grossi con un sinistro carico di rabbia nel corso di una sfida per niente facile per i frentani. Al cospetto dei rossoneri c'è infatti un'altra Virtus, la Virtus Entella, che non ha alcuna intenzione di fare la parte della comparsa in Abruzzo, anzi, tutt'altro. Novità in case frentane, almeno una per ogni reparto. Tra i pali si rivede Nicolas Andrade dopo quasi due mesi. In difesa non ce la fanno Amenta e Ferrario ed Aversa. Opta per Conti come esterno basso a destra e Aquilanti in mezzo con il danese Trust. A metà campo Paghera playmaker, ma la prova del centrocampista bresciano durerà poco più di mezz'ora perché si farà nuovamente male ad un braccio. Una tegola per la Virtus Lanciano che proprio non ci voleva. In avanti per la prima volta dal suo arrivo in rossonero tocca a De Silvestro con Tiam centrale e Gatto a sinistra. Gara non certo bellissima, soprattutto nella prima frazione di gioco. Fischia Eugenio Abbattista di Molfetta. Il primo sussulto della gara lo crea un lancio lungo per Gatto, tocco di Belli in piena area di rigore, ma il fischietto pugliese fa proseguire tra le proteste dell'attaccante frentano. Risponde Lentella con un colpo di testa di Sforzini, ma la conclusione dell'attaccante ex Pescara si spegne sulla trasversale. Ancora Entella, minuto 22, questa volta alla squadra ligure viene annullato un gol per un fuorigioco di Russo. Al 29esimo però l'azione più clamorosa della prima frazione di gioco, schema su calcio di punizione con inversione degli esterni, palla a Gatto che lascia partire un tiro incrociato che si stampa sul palo. Al 40esimo ancora Virtus, questa volta dalla distanza con un tiro di Dicecco e la successiva parata in angolo di Parone. Nella ripresa subito un Lanciano più spigliato, istantanea la girata di Tiam in area di rigore messo in angolo. Lanciano che spinge, Gatto alla palla del vantaggio con una botta di prima intenzione, ma l'intervento di Parone è straordinario. Sul capovolgimento di fronte il brivido è tutto della Virtus Lanciano. Palla per Cutolo al centro dell'area di rigore, ma in qualche modo la Virtus si salva. Poi il gol, quello decisivo al minuto 32, punizione di Carlo Mammarella, palla in area di rigore rimessa indietro da Conti, blocco determinante del danese Trest e palla a Grossi che lascia partire un sinistro imparabile per Paroni. A meno di un quarto d'ora dalla fine il Lanciano amministra e senza correre particolari rischi mette in cassaforte 3 punti d'oro, sia per il discorso salvezza sia soprattutto per iniziare ad imbastire ragionamenti playoff.